Leggiamo dall'Evangelo di Matteo, capitolo 11, versetto 28. Gesù disse: «Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo». Un rifugio per i senza tetto. L'evangelista William Bush stava attraversando l'Atlantico su un battello a vapore quando, percorrendo in compagnia di una guida un corridoio poco illuminato, si scontrò con un addetto alle cabine che arrivava di corsa. Ripresosi dallo spavento, Bush posò la mano sul braccio dello sconosciuto ed esclamò ridendo: «Lei vola! Cosa fa su questo immenso bastimento?» Ricevette subito una franca risposta: «Sono stato pastore, contadino, vagabondo, marinaio. Ho anche provato per qualche tempo a fare il monaco, ma non ho potuto trovare la pace da nessuna parte». Nel domandare il nome a quell'irruente sconosciuto, Bush si interrogò sulle possibili ragioni di un incontro così brutale e improvviso. Forse Dio stesso aveva posto quell'uomo sul suo cammino. Dio cercava sicuramente quel senza tetto che vagabondava per mare e per terra e aveva già provato tutti i mestieri, anche religiosi, senza riuscire a trovare la pace interiore. Tornato a casa, Bush gli inviò un Nuovo Testamento senza aggiungere parola. Qualche mese più tardi ricevette, come egli stesso riferì, una lettera di incredibile bellezza che iniziava così: «Ora ho trovato la pace presso Gesù crocifisso e risuscitato. È il miracolo della croce. Vicino al Signore Gesù, chi non ha pace trova pace e riposo. Colui che contempla l'amore di Dio e si arrende a Lui trova la vita, il perdono, la riconciliazione e la grazia». Che il Signore ci benedica.